Dilla qualcosa. Che devo dire, Michele? Quello che ho detto prima, quando ve lo diciamo. Velocissimamente, sono contento di aver fatto parte di questo buio di mazzi, ma abbiamo avuto un risultato enorme che non ci aspettavamo mai, ma è che la gente ci ha dato, e non possiamo completamente deludere chi ci ha votato. Grazie. Qualcosa di buono. Devo dire qualcosa di buono? Dai, continuiamo. Dico solo questo. Continuiamo così. Al volo, breve e significativo. Oh, devi dire qualcosa di buono. Pizzicato, no, sei sotto intervista. Parla forte, qualcosa al buono. Che ora si può dedicare ad altro, di non prenderlo come una cosa, si può mettere il cappello, fare cerimoniali, è un segnale che ci permette di fatto furore. Grazie per internet, grazie di cuore. Basta, devi parlare. Che devo dire? Poi, ma che cazzo stai facendo internet? È femminile. Ah, è femminile. E che vuoi dire? Quello che ti passa per la testa. Che ancora una volta il popolo è più avanti dei gruppi dirigenti della politica. Preparati tu. Posso dire, siamo contenti per questo risultato e speriamo che sia il primo di una lunga serie. Il secondo, giusto, la seconda sberla. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo proseguire. Ciao, 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 ciao. Ma prima che te ne vai, una cosa la devi dire. Oh! Non ti dico nulla. Non meriti. Io non merito, e che c'entrerebbe? Ogni tanto si festeggia. Ti la vorrei dire una cosa? No, io non ho nulla da dire. Come nulla da dire? Saretto! Faccio così. Ci siamo? Quindi per coerenza. Sì, è stato un grandissimo risultato. Continuiamo così. Ma a dire una cosa al volo, come ha detto qualcuno, forse Italia, visto che non è più un partito. Esatto. Antonio, lo vuoi dire una cosa al volo? Cosa devo dire? Quello che ti passa per andiamo avanti. Sì. Salvo tu, una cosa al volo. Una cosa al volo. Forza Italia, finalmente si può ridire. Finalmente si può ridire. Non siamo più perdenti. Più di questo che vuoi. Giovanni, un bel parlato. Michele. Quindi, al volo, la differenza c'è stata. Dica, dunque. Una cosa al volo. Cosa? Siamo contenti? Ti basta così? Contentissimi. Salvo. Io ho visto votare gente. Siamo felici del referendum e adesso dobbiamo continuare a lottare per altre buone ragioni che possono essere però le cittadine questa volta. Andiamo a pensare agli spazi pubblici. Dici reale? Certo, adesso la canzone un sacco di spazi pubblici, lo sai, no? Non basta le parole. Riqualifichiamo i quartieri. Non basta questo. C'è l'artigianato, il commercio, il turismo. Partiamo andando dalla base, la spazzatura, aiutiamo curare frazioni che sono piene di sfoggiti di erba. C'è tanto da lavorare da cereale, c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di soldi, di liquidità, c'è bisogno di aiutare i commercianti che sono a terra a livello economico. C'è tanto bisogno di cereale. Ma l'operai, l'operai. Commercianti, no, vabbè, oh. Mario! Allora, al volo, cosa devo dire, Michele? Quello che ti viene meglio. In questo momento, veramente tanta felicità, deve essere veramente. Il risultato, sono contento, il risultato innanzitutto nazionale, per il quorum che abbiamo raggiunto il nazionale, un buon livello di partecipazione e anche nella città. Per quanto il dato sia modesto rispetto a quello nazionale, sono il nostro 51% l'abbiamo messo, cioè deve essere soddisfatto. Va bene, allora io speriamo che sotto un punto di partenza
Bye bye. Anzi, ciao. Come si spegne? Premo? Questa qua? Tutto non è tolto. Sulla situazione. Basta con questi giochi al cellulare. No, non giocare, devo fare una telefonata. Devo rintracciare una persona. Sì, ma qua tu devi parlare perché già la telecamera è accesa. Cosa? Siamo felicissimi. Siamo felicissimi. Il mio primo referendum che passa. Passa.